Oh, che ti guardi? Auguri bambine! La bambola! Sei contenta, Rosa? Papà, io sono Sara! Farò causa allo zoo per liberare il mio cliente. Un gorilla? Un gorilla? Sono Emma Manca, sarei l'avvocato della controparte. Signor giudice, lo guardi. 3 figli, una moglie e una smart, ho detto tutto. Se vinco mi firmi il divorzio. Questa corte condanna il giardino zoologico. E nomina l'avvocato Lorenzo Caputo, tutore dell'animale in oggetto. Finalmente si parte per l'Africa. Oggi ci è venuto a trovare un parterre de Rouen. Allora, Frank Madano, benvenuto, bentornato Frank. Grazie mille. Bentornato. Diana del Bufalo. Sei già stato, grazie. Sì, benvenuto. New Entry, lei è la prima volta qui al Corriere, giusto? E Lillo che oramai è di casa. Vabbè, praticamente. Io qua, no, no, dormi qua praticamente. Sì. Beh, c'è una mia stanzetta, dei poster, mi sono portato dei poster, le cose che mi fanno capire. Manca un altro dei protagonisti del film, che è il gorilla, che era un po' difficile portarlo qui. Esatto, sì. Sta in Inghilterra. Sì. Però voi siete qui per presentare Attenti al gorilla, sì, che è un nuovo film che è uscito attualmente nelle sale italiane. Sì. Che è una... E anche in qualcuna albanese. Anche in qualcuna, sì, albanese. Ah, è vero. Ed è adesso in questo periodo molto di termini inglesi, un family movie, sì, un family movie, una commedia molto divertente in cui si sorride per tutto il film praticamente. Sì, sì. E si racconta la storia di questo avvocato Lorenzo, sì, che ha un po' di difficoltà nella vita, soprattutto con la moglie, eccetera. Sì. Poi a un certo punto arriva questo gorilla, io lo faccio in estrema sintesi, poi fai benissimo, mi piace tantissimo. Arriva questo gorilla e risolve un bel po' di problemi, sì, diciamo, aiuta Lorenzo a trovare la sua strada e esatto. Vabbè, poi non svegliamo, esatto, il finale, ovviamente sono, esatto, tutti inutili. Raccontaci meglio te, se vuoi aggiungere qualche cosa a questa sintesi, a questa sinossi così breve che ho fatto. Per dimostrare al mondo che valgo qualcosa, visto che sono un avvocato sfigato e mia moglie invece è un avvocato di successo, denuncio uno zoo, difendo i diritti di questo gorilla, vinco la causa e mi affidano sto gorilla. Quindi sto gorilla lo porta a casa e Lillo è l'unico che sa di questa cosa e mi aiuta a gestirlo. Ovviamente il gorilla distrugge il bagno, distrugge tutto. Fatti tutto. Però i figli capitano a casa e i figli si innamorano di questo gorilla e questo fa in modo che i miei figli ritrovino in me una figura paterna e allo stesso tempo mia moglie si rinnamora in qualche modo di me e quindi questo gorilla è proprio il veicolo che riporta la famiglia, diciamo, a vivere un suo equilibrio. Quindi possiamo dire che chi ha problemi familiari consigliamo la presenza di un gorilla. Ma certo. Ok, ma certo. Perfetto. Invece tu, Diana, hai questo ruolo pazzesco, perché tu c'hai un doppio ruolo, praticamente. Sei la segretaria dell'avvocato, ma sei anche estetista. Esatto. Perché l'avvocato sta nella mio centro estetico. Io, esatto, non sono solo l'estetista, sono la proprietaria di questo centro estetico, con un sacco di dipendenti, tra l'altro che comando, la bacchetta. Sì. E io sono... Lo potevi dire. Mi sento un po' solo. Ma vabbè, tanto nel film li comandi. Ah, ok. E quindi sono segretamente un po' innamorata di Frank e quindi gli affitto questa stanzetta che, sì, sarebbe insomma il un suo studio, sì, un piccolo ufficio ho questa doppia vita perché ho il cellulare in rosa tutto pomposo per gli appuntamenti delle unghie e delle cerette e invece l'altro che uso per prendere gli appuntamenti dell'avvocato, sì, notissimo, che tra l'altro diventerà super famoso nei diritti degli animali, quindi tutti chiamano per qualsiasi, sì, cosa, un pappagallo, chi per un criceto, chi per, sì, un pappagallo, chi per altri... tra l'altro guida pure il furgone in un modo abbastanza spericolato, sì, senza, sì, adesso aggiungere altro, sei molto brava col green screen, sei brava. Guarda che col green screen è quelli che lo muovono, se non ti ricordi male, l'ho guidato anche con voi dietro che facevate, è vero, così. È vero. È vero, l'ha guidato. Poi sì, cioè, ma perché strano. Invece passiamo a Lillo, che ha questo, invece all'interno di questo film c'ha forse il personaggio un po' più stravagante, diciamo, un po' più strano. È l'anello di congiunzione tra l'essere umano e il gorilla, esatto, fondamentalmente. E infatti, andate molto d'accordo del gorilla. Beh, lui riconosce in me l'essere umano più vicino a lui, in quanto io sono nel film un personaggio che vive con la madre innanzitutto, quindi vive in uno zoo, perché non esce mai di casa, è come se vivesse in, sì, uno zoo, ed è un come dire, è uno che fa quello che gli passa per la testa, è un istintivo, è eccentrico. Comunque il gorilla sicuramente riconosce in lui delle affinità e per cui hanno un buon rapporto. Scoccherà la scintilla, scoccherà, diciamo, la scintilla, non andiamo, sì, oltre, non andiamo oltre. Diana, di te, ha detto, è uno dei talenti comici più importanti che ci siano in Italia. Ma ero ubriaco, io mi ricordo, c'ero anch'io. Sul serio l'hai
quando l'hai da detto? Da sobrio. Possiamo dire, ma l'ho sentito. No, l'ho sentito. Ma quando l'hai... Ma come fai a saperlo? Dove l'hai letto? Allora, non lo posso... Vabbè, lo dico sempre. Ah. Poi te lo dico dopo. Ma... Però l'ho sentito, giuro, l'ho sentito. È un video, tra l'altro, quindi cioè... Altrettanto, Frankie. Ti carica di una responsabilità. Certo, dopo che... No, ho iniziato io, No, beh, oddio, anche io dico sempre. Comunque di l'ho detto pure, ma non in pubblico. Perché cioè, l'ho quello detto è il problema. Dovevi venire davanti alla telecamera. Era una festa privata. Quando no, ogni tanto lo grida in bagno. Ogni tanto lo grida in bagno. L'ho detto, però pure io. E no, quindi niente, ti volevo dire questa cosa, poi dopo ovviamente, però ti carica di grossissime responsabilità adesso, tu insomma sei anche molto impegnata perché tu sei più film, adesso ovviamente sei su Attenti al Gorilla, poi sarai sull'Agenzia dei Bugiardi. Dei Bugiardi adesso tra una settimana. Brevissimo, quindi insomma sei bella impegnata, quindi... Scusami, non devo dire il tempo, lo so. Vabbè, vai, non ti preoccupare. Infatti, questo tagliamo, sì. Esatto, no, poi un altro a febbraio, un altro successivamente. Quindi, e poi altro ancora. E poi altro ancora. Però torniamo un attimo a parlare di questo film, perché questo film si ride, è vero, è una commedia, sì. Però ridendo si trasmettono anche dei messaggi importanti. Ci si prova, o perlomeno ci Luca Miniero ci prova. Però c'è riuscito, cioè nel senso, sì. Io vedendo il film questi messaggi sono arrivati. Certo. Che appunto, soprattutto in questo periodo, messaggi di accoglienza, di rispetto nei confronti anche di altre persone, altre specie, insomma anche del rapporto stesso con gli animali, insomma sono cose molto, molto importanti. C'è un momento in cui nel film addirittura il gorilla dice, ma insomma tutti vogliono rispedire a casa, vogliono Africa, riportare in Africa e l'unico che ci vuole tornare invece non ci può tornare. Non ci può tornare. E quindi questa è una chiave anche per capire il film. Ma in generale il film è pieno di messaggi molto positivi, è il motivo per cui penso che le famiglie debbano portarci i figli, mm-hmm. È un film per bambini secondo me che possono ridere e anche magari imparare delle cose, c'è tutta il gorilla proprio risveglia in noi un'istintività che forse per sovrastrutture, intelletto abbiamo un po' perso e ci fa ragionare un po' più di pancia, magari senza farsi troppi problemi, proprio insegna a questo avvocato sfigato ad accudire i propri cuccioli senza paranoie. E poi sì, sicuramente c'è anche un messaggio di accoglienza, che l'ignoto fa paura, ma basta che ci sia un confronto per capire se si sta bene oppure no, però il pregiudizio molto spesso non è positivo. Insomma, Frank Matano poi tra l'altro viene da due film, insomma, che recita con personaggi abbastanza impegnativi. Sì, con quello, gorilla e Mussolini. Esatto, cioè, uno facile no, diciamo, sono tutti abbastanza complessi. Diciamo sì, che sì. Sei... A proposito del gorilla, no? Allora, ho letto che questo film è stato girato a Salerno ad agosto. Sì. Adesso io vorrei stringerci un minuto di silenzio per la persona che ho dovuto interpretare il gorilla dentro quel pelliccione. Non so se è sopravvissuto oppure no a questa... Sì, faceva molto caldo. È addestrato, Peter stava... sì, è questo attore mimo inglese che di mestiere fa il gorilla proprio, che fa il gorilla perché lui fa questo, cioè ha una sua maschera, costume tecnologico, costume costa 300.000 euro credo, con la maschera che si muove, che la fa muovere, insomma, con, come si chiama, animatronic, per il suo socio gli muove il viso. E praticamente sì, lui è un grande professionista perché ha girato dentro quello scafandro, quindi dove non passa aria, niente, per ore. E nemmeno vedeva, cioè niente. Non vedeva e non respirava. Però perché chiaramente... era felice perché lui ama essere un gorilla. Sì. Esatto. Questa, cioè, la cosa bella di questo personaggio, che è un personaggio che nella vita ha sempre voluto essere un gorilla, ha studiato i movimenti, è appassionato di gorilla, sa tutto sui gorilla. E ha trovato un modo per fare il gorilla nella vita, cioè è geniale. Sì, è pure sposato. È pure con un essere umano. Un essere umano. Però c'ha una storia con una gorilla femmina. Sì. Vabbè, però non avrei dovuto dirlo. Però mi faceva ridere perché ho sentito sempre, preparando l'intervista, che lui però soffriva durante le riprese, ovviamente, questo attore inglese. Cosa molto divertente, sì, era che lui nel costume soffriva perché la testa gli veniva avvitata addosso. E quindi si lamentava. Non è una cosa che prende lei. No, esatto. Ti deve arrivare un tizio che te la svita. Sì, sì. E il suo socio, che con le cloche gli muoveva il viso, si vedeva alcune volte che magari aveva tenuto la testa per troppo tempo. Il Peter, dentro al costume da gorilla, bestemmiava, voleva uscire. E Simon gli muoveva la faccia e il gorilla era felicissimo. Quindi per noi il problema non c'era. No. Immagino le però scene. Però sentivamo. Esatto, quindi immagino. Fuck. Dovevate veramente grandi prove attoriali, perché poi è complicato. Penso. Noi sai che noi siamo amici solo di fronte alle telecamere, quindi ce ne importavamo. Jimmy, tutto bene? Fermatelo!
alzato la tavoletta. Pensai che porti di me. Dico io. Che figata! Hai una vita bella intensa! Ti prego, dimmi la verità, che sta succedendo? Tu mi dici sempre, fai il padre, fai il padre. Io ho fatto il padre. Lorenzo non ha firmato il divorzio. Scusa, non ho capito. Quello che ho detto. Ti guardavo negli occhi, mi prendevo dei pugni e mi va bene così. Io voglio restare con te. E il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa.